Buonasera, chi vi parla è Carlo Saltarelli, vi parla da Cassino dell'Alta Terra di Lavoro e questa sera chiuderemo la terza stagione dedicata alle trasmissioni sulla nostra storia, sulla nostra identità, sulla nostra arte, sulla nostra cultura, quella napoletana, quella mediterranea, quella del nostro amato regno. E la chiuderemo con i fuochi d'artificio, sia per il tema che ascolteremo questa sera, un brevissimo intervento, sia perché il personaggio era da un po' che non ci veniva più a trovare, tra l'altro nostro associato, si è fatto un po' desiderare, però alla fine viene a chiudere la stagione e per questo siamo veramente contenti. Però come nostra abitudine ci facciamo anticipare di un video per capire di che cosa parleremo. Bene, avete visto questo bellissimo video di Ivan Virgulto che ha cantato Quando nascette l'inno, che abbiamo utilizzato nel fare gli auguri al nipotino del nostro ospite, al meglio del nostro amico che adesso vi presenterò immediatamente, e che è stato molto gradito, ci è molto piaciuto, non soltanto per l'augurio e ben augurante, ma anche perché c'è stata una grandissima interpretazione dell'amico Ivan e perché è nato il nipotino a chi? A Fernando Di Mieri e tutto a posto, Fernando, come si chiama il tuo nipotino? Si chiama Alessandro, Ah. buonasera. Buonasera a te, buonasera a chi ci sta seguendo. E quindi abbiamo fatto un'altra volta gli auguri al tuo nipotino Alessandro Don Alfonso Grazie. Maria, con Don Alfonso Maria Liguori, perché questa sera ci dirai delle notizie inedite che chiuderanno la stagione parlando di Sant'Alfonso Maria di Liguori, non in chiave religiosa o cattolica, ma in chiave politica, perché lo abbineremo al 1799. E sono delle tesi molto, molto importanti. Parliamo di profezie, che questo. Volevo dire che la profezia di cui parleremo in realtà è conosciuta, è presente dappertutto, solo che viene dimenticata. Ecco, quindi parlando in giro, tranne che naturalmente nel caso di pochissimi addetti ai lavori, ma anche gente che si è dedicata a studi
relativi alla figura, alla storia e a tutto quello che riguarda Sant'Alfonso Maria dei Liguori, anche queste persone talvolta, come dire, omettono di considerarla, non so, insomma, sembra che sia caduto un oblio, un velo di oblio proprio, una dimenticanza su questa profezia. Ed è molto strano perché è una profezia unica, ben testimoniata, e di cui adesso magari, quando mi dirai, io vi parlerò. Ecco. Sì, possiamo dire, intanto ci facciamo accompagnare dalla fotografia di Don Alfonso, possiamo dire che questa profezia che tu giustamente mi hai anticipato privatamente è scomoda sia ai rivoluzionari che ai controrivoluzionari, utilizzando questi due termini impropri, o meglio dire, sia ai, non posso dire sanvetisti, perché sanvetisti si possono dire che erano... Forse si può dire che Sant'Alfonso era un sanvetista pure lui da un certo punto di vista, però sicuramente ai giacobini dava fastidio, non soltanto, ma anche ai controrivoluzionari. Ho Sì, un'intuizione che è ma sbagliata qui. questa è una profezia che effettivamente crea, se non fastidio, crea sconcerto in chi ne legge, ne sente parlare, perché effettivamente il borbonismo stretto che vuol vedere, in molti casi, un accordo fin nei dettagli tra quella che è la Chiesa del Settecento e la monarchia borbonica sempre, e ovviamente fallisce, e su questo non ci sono dubbi, sono addirittura nozioni elementari di storia. Però c'è questo tentativo. Dall'altra parte, questo mondo cosiddetto, diciamo, legato alla tradizione repubblicana, giacobina, eccetera, tratta male, tratta con una certa, come dire, con difficoltà di immedesimazione, mettiamola così, la figura di Sant'Alfonso, perché sappiamo tutti che Sant'Alfonso fu un difensore, della regalità e della tradizione, che so, anche nella formazione dei nuovi redentoristi, il suo autore di riferimento principale era San Tommaso d'Aquino, insomma, ecco. Salvini, che non è Matteo Salvini, è un biografo di Sant'Alfonso, dice, ecco, il principe della teologia morale rende omaggio al principe della teologia dogmatica. Per dire, Sant'Alfonso è una figura che non riscuote particolare successo presso certi ambienti. Ma Quindi scusami diciamo che c'è Fernando, si stata. potrebbe dire, scusami, non sono dei santi, ma si potrebbe dire al pari di Giambattista Vico. Per Giambattista Vico, tutti, in fondo tutti ne parlano perché lo si può piegare, lo si può tirare da tutte le parti, no? Ma nel caso di Sant'Alfonso, ecco, a differenza di quello che si potrebbe pensare, qui c'è sempre, no, una vocazione, un'intensa vocazione religiosa, come è ovvio che sia. E anche in questo caso, stiamo parlando di questioni politico-militari, ovviamente, ma che in ogni caso riguardano l'atteggiamento della monarchia, borbonica nei confronti della Chiesa e della religione cattolica. Però, se tu mi consenti, io leggerei il testo in modo tale che, Sì, aspetta, ecco, infatti volevo farti la prima domanda, perché stiamo parlando, ma alla fine la mia domanda è, non puoi parlare di tre, ne abbiamo parlato di tre insieme più che altro, di che cosa dice la profezia di Ecco, cui allora, parliamo? intanto premetto, questa è una profezia pronunciata alla presenza di testimoni, due sacerdoti che rilasciano dichiarazione giurata, che sono Bartolomeo Corrado e Gianmaria D'Agostino. La profezia, la frase strettamente detta da Sant'Alfonso è questa qui: un gran guaio ha da passar Napoli nel 99,
Eppure è buono che non mi ci trovo, perché cerchiamo di collocare le cose nella loro dimensione cronologica. Sant'Alfonso muore nell'87, quindi 12 anni prima del 99, addirittura non c'era neanche stata la rivoluzione francese, la presa della Bastiglia è dell'89, no? Quindi 2 anni dopo la morte di Sant'Alfonso. Diciamo e la passeggiata lui, verso la Bastiglia. Ecco, allora, ecco, lui muore nell'87. Questa profezia viene detta nell'85, cioè 2 anni prima della morte, 14 prima degli eventi che vengono appunto profetizzati. È una cosa straordinaria perché indica con precisione l'anno di questa grande disgrazia, di questa grande tragedia che si sarebbe abbattuta sulla città di Napoli, ma per dire su tutto il meridione, quindi su tutto il regno. Perché dice un gran guaio ha da passare Napoli nel 99, eppure è buono che non mi ci trovo, perché ovviamente sapeva che non sarebbe arrivato al 99. 2 anni più tardi, infatti, ritornerà alla casa del padre. Se ne parla già di questa biografia, di questa profezia, scusami, se ne parla già nella biografia del Tannoia, che è quella di riferimento. Insomma. Scusami Fernando se ti interrompo, ma lui non disse pure, aggiunse pure perché Napoli aveva meritato questa punizione, perché non si stava comportando bene, o mi sbaglio? Esatto, sì, però in quella occasione disse queste parole qui. Poi vediamo come vengono lette, come bisogna leggere queste parole all'interno della sua, come dire, della sua posizione generale. In un'altra occasione disse, povero al mastino, Napoli, ed io, perché troppo offeso, non mancherà dar di mano ai castigli. Il Dio non paga il sabato con 2B, ovviamente, come si usava, normalmente noi scriviamo con una. Una misericordia non curata si cambia in furore. Ecco, queste due affermazioni normalmente... Sono parole di fuoco, ma sono parole di fuoco queste. Queste sono parole di fuoco, sì. È una anatema. Perché sta dicendo il peccato di cui si sta macchiando Napoli, che è quello di maltrattare la Chiesa e di derogare a tutto quello di oltraggiare tutto quello che è il suo insegnamento. Questo peccato che è stato, come dire, così marcato, così forte nei confronti di Dio, non può non essere punito con una tragedia corrispondente, soprattutto perché Dio nei confronti della città di Napoli ha mostrato sempre misericordia. Io ti leggo, poi vediamo anche il suo atteggiamento nei confronti del re. Sant'Alfonso è stato sempre lealissimo, fedelissimo, ha sempre benedetto il re, addirittura in punto di morte. Si è ricordato del re e di tutti quelli che costituivano l'ossatura, diciamo così, giudici, eccetera, poi magari leggo il passo in questione, che costituivano l'ossatura del regno di Napoli. Io volevo leggere questa parte che accompagna la vera e propria profezia, un gran guaio da passare Napoli, eccetera, eccetera. Aspetta, Fernando, bisogna dire una cosa, che lui usa, essendo comunque un persona estremamente acculturata e dotto, usa il linguaggio del popolo. Sant'Alfonso è straordinario da questo punto di vista, perché pur essendo uomo di cultura, voglio dire, parliamo di Sant'Alfonso, il massimo teologo morale del Settecento e forse non solo del Settecento, no? Quindi un uomo di cultura straordinaria,
quindi dominava perfettamente, insomma, le lingue classiche, dominava perfettamente la teologia, soprattutto quella morale, dominava perfettamente la mariologia, eccetera, eccetera. Nonostante questo, Sant'Alfonso, anche nelle opere, usa sempre un linguaggio facilmente accessibile, anche a chi non è specialista della materia, quindi è un linguaggio veramente comprensibile. Non solo, ma nel suo parlato quotidiano usa le espressioni del popolo. Ecco, adesso dice: eppure è buono che non mi ci trovo. Ecco, come diciamo noi, insomma, nella nostra parlata popolare ancora oggi. Oppure in altra occasione dice: io sono una mazza di scopa, no, nelle mani di Dio, proprio perché, per dire, io sono un niente nelle mani di Dio, che è un'altra espressione tipica, ovviamente, delle nostre parti. Da questo punto di vista, Sant'Alfonso de Liguori è straordinario, per la capacità di muoversi tanto ai più alti livelli intellettuali, quindi parliamo dei vertici della riflessione teologica, quanto aveva, ecco, questa capacità di parlare al popolo, una capacità di parlare in termini semplici, e addirittura era egli stesso uno del popolo. Io dico sempre che per Sant'Alfonso si può parafrasare quello che si dice di San Francesco, vale a dire, è il più santo dei napoletani, il più napoletano dei santi, insomma, per dire quanto la napoletanità sia, diciamo, sia natura stessa, essenza dell'anima di Sant'Alfonso. Professore, professore di, come forse diceva Aristotele, pensa da filosofo ma parla con il popolo, con i semplici. Lui amava farsi capire. D'altra parte, i redentoristi erano famosi proprio per le loro missioni, no? Un successo straordinario di queste cose. E per poter predicare, perché era molto curata l'arte, perché è quello, l'arte della predicazione, bisognava farsi capire. E loro si facevano capire. E Sant'Alfonso era un maestro autentico per tutti i religiosi del suo ordine, della sua congregazione. Sant'Alfonso dà un esempio, ma anche nella musica, no? Le canzoni attribuite a Sant'Alfonso, qualche volta magari ci sono anche problemi di attribuzione, ma adesso non entriamo in questa materia. Sono sempre, voglio dire, canzoni che toccano tanto l'uomo semplice, insomma, anche l'illetterato, no? Tanto l'uomo di cultura. Ecco, da questo punto di vista. Vabbè, la musica del Settecento napoletana ha raggiunto i massimi vertici della musica mondiale perché fu la fusione, la musica colta e quella popolare fecero un genere unico che era l'unica Esatto. mescolanza tra popolo e San Carlo, che San Carlo è popolo, questo ne abbiamo trattato più volte. Esatto. Ma la terza frase la vuoi dire subito o dopo la domanda che ti faccio? Se Allora, vuoi no, un dire la attimo, frase futura. volevo continuare a dire qualche parola di commento del Tannoia. Vi cito testualmente. A proposito di quando dice: povero Napoli, iddio perché troppo offeso, non mancherà dar di mano ai castighi. No, cioè, alla fine il castigo di Dio arriverà. Ecco. Allora, come è costruito il pensiero qui? Queste sono le parole di Sant'Alfonso, ma prima troviamo come dire, delle parole di Tannoia. Agonizzava e vedevasi in afflizione se sentiva nei paesi alterato il costume ed offesa la religione. Novità non mancavano in Napoli, come accader suole nelle capitali, ove col buono non manca il cattivo. Dopo aver detto quelle parole lì, continua Tannoia, piangeva ed affliggevasi avanti al crocifisso che aveva a fronte,
e vittima offeriva se stesso per arrestarne il colpo a danno dei peccatori. Erano tali le sue angustie, così gravi, sentendo imbarazzi per la Chiesa e per le anime, che fattosene compassione il padre Villani, che era uno dei redentoristi in vista, diciamo, proibì ai nostri di più dargli tali notizie, specialmente se disgusti passavano tra il Papa e i regnanti. E noi sappiamo tutti che il Settecento è stato proprio un secolo di contrasti tra la Chiesa e i sovrani, che poi erano cattolici, no? Per esempio, perché più o meno, insomma, in buona parte aderiscono a forme di rivendicazione della propria autorità più o meno estreme, ecco, e prendono poi queste cose nomi diversi. Sì. E naturalmente poi sono anche, come dire, sono anche diversamente modulate, declinate, per cui ci sono elementi più radicali, elementi più radicali, eccetera. Parliamo di regalismo, di febroniani, no? Dal Febronius. Non dimentichiamo le leggi febroniane che entrarono nel regno, poi il giuseppinismo, poi furono buttate via, per carità. Ecco, il giuseppinismo che entrò. Il giuseppinismo è una delle forme più radicali, voglio dire, di rivendicazione dei diritti sovrani rispetto alla Chiesa, e con questo sovrano che poi pretende di entrare in una serie di materie che prima invece restavano appannaggio della Chiesa. Tutto questo era materia di estrema sofferenza per Sant'Alfonso, tant'è che lui poi cercava di informarsi, ovviamente. Non dimentichiamo pure la questione delle chinee, che fu tolta, abolita, perché noi eravamo... il regno di Napoli era un regno sacro, lo sai, no? Quindi il re di Gerusalemme era vassallo dello Stato Pontificio, del Papa. Quindi noi, adesso hai più fa ridere questo. Ma io dico purtroppo non lo siamo più, perché essere stati vassalli del Papa... Per un cattolico apostolico romano, quale sono io, era un motivo di vanto e di estrema... Certo. La chinea, come data, diciamo, la vediamo nell'abolizione della chinea, che era poi, chiariamolo, voglio dire, magari per i più giovani che ci stanno seguendo, era l'omaggio che il re di Napoli inviava in quanto vassallo al romano pontefice. La famosa Asina Bianca. Esatto. E questo omaggio nell'88, parliamo del 788 ovviamente, non viene più mandato. No? Poi bisognerà insomma aspettare molto tempo prima che si cerchi da parte della monarchia borbonica qualche forma di accordo. Ma insomma, bisognerà aspettare un po' di tempo. Sì, però quindi, tu mi insegni che i simboli sono importanti. Certo che sono importanti, ma tuttora... Fu una cosa molto forte, cioè fu un simbolismo mediatico pure, proprio mediatico di quella cosa, cioè, accadeva sì. Dopo 5 secoli. Certo, ma tuttora i simboli in politica sono fondamentali. Certo, sono fondamentali. Quello non c'è dubbio, perché l'uomo è un essere simbolico, ci mancherebbe. Per quanto riguarda l'atteggiamento di Sant'Alfonso nei confronti del re, ha usato, nonostante sia stato, diciamolo pure, maltrattato, no? In nome di questa ideologia regalista, ha sempre tenuto un atteggiamento di leale devozione, di fedeltà, mai messa in dubbio, e quando sta oramai per morire, è sul capezzale di morte, che cosa dice? No? Essendo passato qualche intervallo, se gli ricordò voler benedire la propria diocesi, no?
perché benediva oramai tutti quelli che aveva incontrato nel suo cammino, e le monache di Sant'Agata e di Scala. Monsignore, modificando la mano, anche fe segno benedirle, ma poi da sé, con voce alta e chiara, benedico, disse, il re, tutti i generali, principi e ministri, e tutti i giudici che fanno giustizia. No? Ci sono proprio, c'è l'ossatura dello Stato napoletano che viene benedetta da Sant'Alfonso. Come viene letta questa benedizione dai presenti nei loro colloqui? Alla luce di quanto sapevano già, alla luce di quanto sapevano già a proposito della, come dire, della posizione di Sant'Alfonso nei confronti del regalismo e poi di questi castighi che sarebbero arrivati. Così dice il Tannoia. Questa spontanea benedizione per il re, suoi generali, principi, ministri e giudici, sospettarci ha fatto in seguito aver avuto relazione con quella prescenza di guai che Napoli soffrir doveva, come disse, nel 99, e che benedisse il re con tutti i ceti per i vari rapporti che poi fra questi vi furono e potete aver presente. In parole povere, vuol dire che, sapendo della tragedia che si sarebbe abbattuta su quel re, perché qui stiamo parlando sempre dello stesso re, che è Ferdinando IV di Napoli, sapendo questo, volle dare una benedizione particolare, no? Ecco, quella prescenza di guai che Napoli avrebbe vissuto. Ecco, sapeva in anticipo i guai che Napoli avrebbe vissuto e quindi il re e tutti i suoi principi, generali e giudici avevano bisogno di una benedizione per poterli affrontare. Sto rimanendo senza parole, Fernando. Non è roba da poco, voglio dire. Stiamo parlando di qualcosa di travolgente. Vabbè, senti, poi i miei commenti li faccio alla fine, se me lo concedi. Certo che sì. Ma quando riusciranno i redentoristi ad avere il pieno riconoscimento della loro congregazione? Allora chiariamo. Questo sarà veramente uno dei motivi che renderanno assai triste gli ultimissimi anni del buon Sant'Alfonso. Partiamo però dall'inizio. Quando fonda, diciamo, il suo gruppo, no? La sua congregazione, chiamiamola così, che però non ha ancora avuto un riconoscimento. Diciamo che accenniamo pure che nel Redentorista faceva parte pure San Gerardo Majella, no? Certo che sì. Ed è una figura straordinaria, perché poi magari se ci vediamo qualche altra volta vediamo quanto sia stata importante questa figura di San Gerardo nella crescita di... Che diciamo cooperava molto nella tua zona di adesso, no? Sì. Allora, stavo dicendo, nel 49, quindi 1749, Sant'Alfonso riesce ad ottenere il riconoscimento dal Romano Pontefice. Adesso però, lui stava però, no, qua da noi, in Campania, si muoveva in tutto il sud, eccetera, no? Aveva bisogno dell'ex equator, cioè aveva bisogno dell'accoglimento di quella approvazione nell'ordinamento giuridico napoletano, e quindi c'era bisogno di un atto sovrano. Ora, i Borboni, in particolare Carlo, sono pieni di elogi nei confronti di Sant'Alfonso, no? Carlo, qualche anno più tardi,
gli rilascia pure una mezza, come dire, autorizzazione ad esistere. In che senso? Perché mezza? Perché in realtà non lo riconosce, non è un ex aequatur, no? Quindi non è una derivazione. Si tratta semplicemente di questo, gli consente di mantenere quattro case, no? Ma non ne riconosce la natura di nuova congregazione. È un'associazione di sacerdoti, i quali sono, tra l'altro, estremamente condizionati da tutto quello di cui debbano render conto agli ordinari dei rispettivi luoghi, insomma, cioè ai vescovi. E quindi una congregazione non si muove così. È chiaro che era estremamente importante per Sant'Alfonso avere un riconoscimento invece giuridico di quello che aveva già fatto il pontefice nel 49, ma questo riconoscimento non arriverà mai finché egli sarà in vita. Ecco, e da questo punto di vista, addirittura, per carità, nel caso della bolla della crociata, faccio per dirne una, Sant'Alfonso viene utilizzato dalla corona, ma l'ex aequator non arriva, chiaramente. Di più, cioè fa anche peggio, naturalmente, il sovrano. Nell'80, gestendo le cose in una maniera tutta strana, ecco perché quella vicenda del regolamento regio è veramente molto articolata, comunque pareva che ci fosse la possibilità di avere almeno una parvenza di riconoscimento, visto che di ex aequator non era proprio il caso più di parlare, eccetera, eccetera. Insomma, vengono avviate per l'ennesima volta delle trattative con il sovrano per avere qualche forma di riconoscimento. Ne viene fuori il cosiddetto regolamento regio. Sant'Alfonso stesso si accusò di essere stato imprudente, eccetera, eccetera, ma una cosa è certa, questo regolamento regio in pratica fu la rovina dei redentoristi perché portò immediatamente alla spaccatura, in quanto i redentoristi che si trovavano nello stato della Chiesa, no? Benevento, eccetera, quei redentoristi lì continuarono a seguire la regola già approvata nel 49. Quelli napoletani invece, e il bello è che Sant'Alfonso stava qua, insomma, stava nel regno, quelli napoletani cioè, dovettero seguire il nuovo regolamento regio, che in pratica non dava alcuna garanzia ai redentoristi. Tanto per dirne una, non si parlava di povertà, no? Che il redentorista avrebbe dovuto avere. Poi non si parlava né di voti e addirittura neanche di perseveranza, di giuramento di perseveranza, per cui alla fine la congregazione non riconosciuta per tale, la congregazione diventava una specie d'albergo perché ognuno poteva entrare ed uscire senza danno, voglio dire, a suo piacere. È chiaro che questo fu un colpo basso nei confronti di Sant'Alfonso, che probabilmente soffriva negli ultimi anni, perché stiamo parlando dall'80 in avanti, soffriva più per questa ragione che per tutto quello, artriti, artrosi varie, eccetera, che lo facevano Le artriti camminare più brutto. brutte sono quelle che gli arrivarono nell'anima, nel cuore, Perché queste sono cose che naturalmente colpirono la sua creatura, ovviamente. sono cose veramente senti, ma Oh, posso poi, chiederti? invece, per rispondere alla tua domanda, che cosa succede? Succede che nell'89 arrivano le prime notizie da Parigi, no? Dalla Francia. Chiaramente, e lì l'aria comincia a cambiare.
Per cui l'anno successivo, parliamo del 90, no? Il re nel frattempo va a fare il suo viaggio a Vienna, poi torna e così via. Insomma, però sempre nel 90, insomma, per una serie di passaggi che partono dalla Sicilia e vengono estesi anche a Napoli, c'è questo riconoscimento che porterà ovviamente 3 anni più tardi alla riunificazione dei due rami della congregazione, quello cioè napoletano e quello romano, che si erano per l'appunto spaccati. Ma questo avverrà appunto in via definitiva nel 93, rispetto all'87, data di morte di Sant'Alfonso. Facciamoci i conti, sono 6 anni più tardi, quindi Sant'Alfonso non ha avuto questo piacere, insomma. E teniamo conto che i redentoristi sono stati sempre, e lo saranno, tranne eccezioni singole, saranno sempre leali servitori, leali nella loro, come dire, devozione, nella loro obbedienza al re. Tant'è che poi il re stesso, perché l'ha Certo. fatto il re? Perché l'ha fatto il re? Insistevano da oltre 40 anni per avere qualcosa del genere, no? Un riconoscimento del genere. Adesso improvvisamente lo fa. E perché? Perché il re Ferdinando IV ha capito, finalmente, ce l'ha messo un po', ma l'ha capito, che gli amici di cui si era circondato, no? Ricordiamoci che molti di quegli amici che lui aveva gratificato, poi gli si rivolteranno contro nel 99, no? Lo sappiamo, no? Che so, Conforti, Serrao, no? Andrea Serrao, vescovo quindi ordinario di Potenza, no? Indubbiamente intellettuale di polso, ma che gli si rivolterà contro, favorito enormemente dal re. La Chiosi, Elvira Chiosi, ha scritto in dettaglio su quello che il re fece per sostenere la nomina episcopale di Andrea Serrao. Ricordo che questo signore è quello lì che in Calabria, dopo il terremoto che distrusse Castelmonardo, lì nei pressi, insomma, edificò Filadelfia di Calabria, è giusto per non far capire quale fossero le sue, come dire, motivazioni ideali e i suoi riferimenti, fece in modo che l'urbanistica di quel paese che si andava a costruire da capo, no? Ex novo, l'urbanistica riflettesse, al di là del nome, perché è evidentemente un nome massonico, ma al di là del nome, anche l'urbanistica riflettesse queste, diciamo così, simpatie massoniche, no? Chiamiamolo col loro nome, No, no, chiamiamole. che simpatia, quello è stato proprio è stato Appunto, proprio un no. inno alla massoneria, cioè inno del Allora, partito. tanto per dire, la chiesa della piazza non aveva il portale, scusatemi, di ingresso sulla piazza, cioè, perché era stata girata a simboleggiare il fatto che la chiesa non doveva entrare nell'agone pubblico, non doveva impicciarsi dell'agorà, non doveva impicciarsi Vabbè, ormai sulla del foro. falsariga del diritto internazionale che cambia dopo la pace di Vestalia, no? Che poi Ma nasce il grande Leviatano di Thomas Hobbes, Dispotismo illuminato, e dopo la pace di quindi Vestalia l'uomo finisce sotto allora terra, infatti più in là mo ci pensiamo noi a gestire la terra. il re che aveva avuto tutti questi momenti, no? Al di là poi di questa o quella disposizione antimassonica che c'era stata da Carlo e così via. Il re che aveva avuto tutti questi momenti, a un certo punto con l'89 capisce chi sono gli amici, cioè erano quelli che lui aveva maltrattato,
Ecco perché si mostra un po' più benevolo e quindi ammorbidisce il suo regalismo. Non a caso poi i redentoristi, come dire, gli saranno estremamente utili nel seguito, eh? Senti, Fernando, due cose. Ma velocemente, secondo te perché i Borbone non gratificarono come meritava, si misero sempre di traverso con Santa Maria Alfonso di Liguria? No, non ho capito perché la voce andava. Secondo te perché i Borbone si misero di traverso con Santa Maria Alfonso di Liguria? Ma Non si diedero misero di. di Allora, il chiedono problema scusa. è che loro avevano Era soltanto. deciso. Io credo che era più politica la cosa, no? Loro avevano deciso, in nome di questa ideologia regalista, che era più o meno accentuata a seconda dei periodi, avevano deciso che di nuove congregazioni non era manco il caso di parlare, no? Avevano stima per Sant'Alfonso, e ci mancherebbe, voglio dire, un intellettuale di quella portata, un uomo del popolo di quella portata, amato da tutti, voglio dire, di cui tutti naturalmente Non potevano dimentichiamo che i vedere. Borbone fecero un rapporto molto personale con il popolo, quindi per loro andare contro il popolo sarebbe stato un problema. Cioè, è chiaro che loro non potevano non elargire anche qualche piccolo documento, no? Quello tipico, quello che citavo prima del 52. Loro non potevano non elargire qualcosa. Addirittura propongono la nomina ben prima del passaggio a Sant'Agata, no? Come vescovo di Sant'Agata. Gli propongono di andare vescovo a Palermo, insomma, cose così. Ma quello che gli interessava veramente, cioè l'ex aequatur, no? Cioè l'accoglimento nell'ordinamento giuridico del regno di quello che aveva fatto il Santo Padre nello stato della Chiesa, beh, quello no, finché è stato in vita non l'ha avuto, anzi ha avuto quel regolamento regio che tanto l'ha fatto soffrire, che Sì, tanto l'ha poi fatto soffrire. diciamo questo, giusto una parentesi per i giorni nostri, è vero che poi ci fu la riunificazione tra le due spaccature dell'ordine redentoristi, però comunque sono rimaste due correnti, perché adesso una parte dei redentoristi poi furono infognati dalla massoneria, le correnti rimasero due correnti, eh. Questo purtroppo è un fatto che, insomma, senza esagerarne la portata, ma andrebbe visto, diciamo, con molta calma a proposito di tanti ordini e congregazioni, Sì, vabbè, lo stesso Gesuiti ha fatto la stessa sorte, sono tutti spaccati perché all'interno questi ordini. qualche cosa del genere si è sempre detta. Non avendo delle prove definitive, io preferisco chiaramente di fronte a cose di questo tipo Vabbè, sospendere io il giudizio. mi riferisco ad uno studio fatto con orgoglio che ho ritrovato al limite dell'Ho Repubblico, vabbè, Sì. ma comunque non ho detto nulla, non ho detto nulla di strano. Volevo dirti una cosa, però un passaggio bisogna dirlo, anche perché c'è anche da dire che questo passo indietro di Ferdinando IV avrà anche avuto i suoi buoni motivi politici, ma è avvenuto anche dopo, come hai detto, dopo che fu confessato direttamente dal Papa. Quindi noi dobbiamo anche prendere per buono come cattolici il pentimento e rimettersi, Ma per carità, io. non soltanto un calcolo politico, perché poi lui fu ricevuto dal Papa e si confessò dal Papa direttamente, Ferdinando Io IV. non entro, però naturalmente quando si dice la purezza della colomba e la prudenza, la circospezione del serpente, credere soltanto ad una cosa, voglio dire, però se naturalmente si è pentito sul serio, buon per Io non lui. sto dicendo, non sto dicendo un commento, Io non posso soltanto sapere. manco io posso saperlo, però visto che stiamo facendo una cronologia storica, mettiamo pure che tutto è avvenuto dopo la sua visita al Papa, che lo confessò. Poi può darsi pure che
è solo calcolo politico, però a questo punto noi dobbiamo dire tutti e due i passaggi. Si spaventò dopo l'89, lui e la regina, so capire noi sovrani che cosa, perché tutti questi giacobini che poi hanno diviso da Roma, l'Omo, tutti questi qua praticamente sono tutti vissuti alla sua corte, sono cresciuti alla sua corte. E vabbè. Però Ma poi c'è stato. Conforti era teologo di corte, no? È stato per alcuni anni teologo di corte, dico bene. La Fonseca Pimentel Era la prediletta della regina, che pensa, di che parliamo? appunto, era stipendiata dalla corte. Cioè, voglio dire, Dopo che era stata presa per strada, che Robert stava. era professore, perché poi c'era pure quella Nunziatella che era, insomma, aveva un po' di gente, che poi. Comunque, bisogna dire che si è confessato. Se poi. E questo cambio di a 360 gradi è stato merito anche della confessione. Io me lo auguro, me lo spero, che non sia soltanto un calcolo politico. Sto facendo un po' il tifoso perché tu quello che mi stai dicendo giustamente non è che mi fa piacere, ma tu lo sai. Però noi anche in questo caso abbiamo messo alla trasmissione l'unica carità da concedere alla storia, alla verità. E noi che siamo identitari, legittimisti, napoletani, soprattutto quando me, sanfedista, non facciamo sconti a nessuno e i nostri scheletri nell'armadio ce li andiamo a vedere e ci togliamo. E questo Sì. diventa, che ci rafforza quello che noi facciamo. Non abbiamo paura di dire le cose come stanno, se no altrimenti diventiamo di qua a qua anche noi. Comunque andiamo alla domanda finale. Qual è fu la posizione dei redentoristi nel fatidico 99? Ma detto che da un pezzo il fondatore Sant'Alfonso era morto, diciamo che i redentoristi, tranne qualche caso individuale, per esempio il Cardone, che era uno in vista, insomma, perché era vicario addirittura di Blasucci, perché poi lì ci fu tutta una storiella, insomma, che magari, ecco, la possiamo anche raccontare. Però, tranne questo caso qui, Cardone o di Cardone, perché compare in tutte e due le forme, il quale si mise al servizio della Repubblica per la democratizzazione, no? Dei vari paesi, eccetera, eccetera. Tranne questo caso, non ne risultano di significativi. Anzi, nei confronti di questo signore si riunirono, pur senza pubblicare gli esiti, i verbali di quella riunione, si riunirono i redentoristi per dichiararne l'espulsione. Quindi fu una risposta molto precisa da parte dei redentoristi a questo atteggiamento così scopertamente filorepubblicano. I redentoristi non hanno mai smesso di sostenere la monarchia, ma va detto allo stesso tempo che non si sono resi protagonisti di gesti eclatanti, no? Nel senso che solo in un caso, ecco Orlandi che ha scritto mirabilmente su queste cose, solo in un caso ci fu un redentorista che fu il primo a dare un colpo d'accetta ad un albero della libertà quando si trattò di abbatterlo. Ma al di là di questo, i redentoristi hanno sempre mantenuto questo loro profilo. Innanzitutto religioso, senza tradire il re, e niente. Quindi, questo è stato il loro atteggiamento Pensa. generale. Volevo dire che, ecco la cosa, quell'episodio che riguarda Blasucci, che era a capo proprio, no, della congregazione, il quale viene, parliamo adesso del 98, il quale viene relegato in un monastero dal sovrano per una battuta di spirito che fu riferita però alle autorità. Si trattava di questo. Si diceva in quell'anno, adesso i francesi arriveranno e tutti dicevano sta cosa, eccetera, eccetera, no? È lui che se ne esce con una battuta per dire che si era scocciato, evidentemente. È lui che se ne esce con una battuta dicendo:
E vabbè, quando arriveranno, voglio dire, non mi ricordo bene, che fa una battuta così. Questa battuta, naturalmente, estrapolata dal contesto e dallo spirito con cui era, e quindi privata di quello spirito con cui era stata detta, viene riferita alle autorità. E Blasucci fu relegato proprio a Vico Equense, in un monastero, ma chiaramente quando poi arrivò sul serio la Repubblica, arrivarono i francesi e la Repubblica, Blasucci non cercò per niente vantaggi per sé, no? Anzi, aspettò lì tranquillamente, fece la sua vita di recluso in monastero, per cui al ritorno il Borbone capì che insomma era stata proprio una sciocchezza quella che era stata fatta, insomma, però cose che capitano in momenti critici. Niente, Fernando, noi ci salutiamo, ti faccio vedere questa epigrafe che sta al monastero di Scifelli, comune di Veroli, vicino a Santa Francesca, dove praticamente Sant'Alfonso Maria di Liguori, quindi in campagna, provincia di Roma, edificò questo monastero. E posso dirti questo, che adesso dopo le profezie di Don Bosco abbiamo scoperto, o meglio, abbiamo conosciuto, perché queste poi... ognuno, sì, perché sono pubblicate queste cose. Vabbè, però fa comodo, ha fatto comodo a tutti. Noi però, ti ripeto, noi pensiamo anzi di fare un grossissimo favore alla nostra causa, almeno la mia. Soprattutto, sì, come hai detto tu all'inizio, il borbonismo, il mio intento, come tanti della mia associazione, nostra associazione, e di tanti come noi, è di trasformare il borbonismo in un sentimento napolitano-borbonico. Che è una cosa ben diversa, perché il borbonismo fa solo danni, e come tutti gli ismi, tutte le parole che finiscono come ismi, e quindi noi non abbiamo paura di aver detto queste cose, che rafforza sempre più personalmente l'ammirazione e l'amore per questi sovrani che hanno reso grande la parte finale del regno, e hanno pagato di persona con la loro scelte. Noi l'abbiamo pagata, perché come siamo ridotti adesso, sinceramente, speriamo che questa punizione divina finisca prima possibile, perché non possiamo più continuare in queste condizioni. E niente, questa qua è la cosa più, questa è la cosa più importante. E faremo i conti con la storia anche con queste dinamiche. È stato il XVIII secolo, ecco, secondo me siamo alla resa dei conti, Fernando, ce lo diciamo da sempre. Quella fase lì siamo nella fase conclusiva, perché siamo tornati all'era del Cristo e l'Anticristo, siamo tornati al Cristo e l'Anticristo. Questa è la situazione attuale. Speriamo che finisca presto questa situazione, perché è diventata veramente pesante. E noi speriamo anche di aver fatto un buon servizio alla causa e a chi ci ha ascoltato. Se qualcuno più buio permette... che a mezzanotte non è, così recita. No, se qualcuno poi si permette di farci a me insulti, lo facessero di fronte, perché poi me li mangio, perché effettivamente noi borbonismo non soffriamo, ma siamo, io personalmente, napolitano, è la mia, quindi borbonico per la fase finale. E questa è la storia che ci hai raccontato, che non è una storia, è una dura realtà, purtroppo. Però ce lo teniamo ben stretto. Sì. E bisogna essere onesti sempre, con tutti, prima con la storia e poi con noi stessi. E chiudiamo qui la stagione. Sì. Vogliamo annunciare che il 10 giugno faremo un convegno organizzato da Arminio De Biasi sul 99 al Monastero delle 33. Quindi, sì. E soprattutto sarà interessante. Continuiamo nel nostro piccolo fortino, Fort Vache, a combattere questo giacobinismo che sta diventando sempre più aggressivo e sempre più opprimente, vuol dire che forse gli cominciano a tremare le gambe, qualcosa si sta sgretolando. E noi sono convinto che con questa operazione verità, che non ci piace, cioè non, di cui non sono tifoso, contribuisce a scalfire sempre di più queste gambe che si stanno sgretolando. Tutto qua. Ci sarà, se questo è il mio pensiero, non so se è anche il tuo. Ma è chiaro che
Intanto per quello che riguarda la ricerca storiografica, il faro ovviamente è sempre quello, la ricerca per quello che ci è possibile della verità. Quindi senza nascondersi niente. No, ma Nello poi. stesso tempo, bisogna essere consapevoli del fatto che le ideologie si nascondono dietro ogni cosa e quindi bisogna avere una mente abbastanza larga da capire Ma noi, infatti, come magari noi non siamo ideologici, non Come siamo ideologici. magari anche in una certa architettura, in un certo modo di vedere l'urbanistica, l'arte, eccetera, si possa nascondere qualcos'altro, naturalmente. Cragan, che era il pittore di Lutero, quello che fece. Se si Niente, fa poi ti lascio ascoltare. questa operazione, no? E quindi è un'operazione culturale di ampio Di respiro, altissimo profilo. allora c'è la possibilità veramente di Fernando, tu fare. dici che dovevamo fare mezz'ora, poi non te la pigliare con me che sei arrivato un'ora. Ti volevo soltanto dire che Siamo ho già arrivati ad scoperto. un'ora. Eh sì, caro Fernando, ti volevo anche dire questo, Tempo che ho sfugge. scoperto nelle mie letture che anche l'abate di Montevergine divenne repubblicano quando arrivarono i Giacobini. Una cosa Sì. triste. E chiudo dicendoti che però, ho capito, sto capendo sempre di più perché nessuno vuole mettere le mani nel 99. È un nervo scoperto per tutti, per tutti. Per chi è malato di borbonismo e per i giacobini che erano normali. Comunque, aver chiuso la stagione così per me è stato un onore, per noi è stato un onore. Grazie di queste Grazie, è stato informazioni un e onore chiudo per me, presto un onore e un piacere. in questo quaderno del 1799 su cui devo dire almeno ho dato l'idea. Ho dato la segnala che avete colto benissimo. Non ho aggiungesso niente, solo l'idea ho dato. Allora, Da ecco, tre come anni che dicevo ci parliamo, da prima, 4 anni che ci parlavamo di questa cosa. l'importante è la verità. Ed è assolutamente vero che l'idea è stata tua. E quindi va riconosciuto. Assolutamente. Poi bisognerebbe parlare di quello che erano i cistercensi, i casamari, i monaci di San Martino sulla questione del re, insomma, con il re, che poi capiremo pure che il re tutto era tranne che stupido. Ma per Arrivederci, niente. Fernando. Il re non era per niente stupido, ci mancherebbe. Forse non Il era pace, re non era intelligente. non era uomo di abbondanti letture, non era uomo di guizzi, diciamo, di Però guizzi lui era un colto di politici, musica. ma sì, però intanto era uomo che, voglio dire, seguiva le cose del tempo e soprattutto era una persona molto pragmatica. Nello stesso tempo, nella sua impostazione culturale, sa dove si muove, no? Gli sta bene muoversi in quegli ambiti, per esempio valorizzando i giansenisti, no? Sì, poi Giuseppe Gli sta bene Fernando. muoversi in quegli ambiti, non capisce subito che quegli ambiti, quei personaggi gli si rivolteranno contro, no? Lo Lo capirà capisce dopo. però nel tempo, no? Quando prima l'abbattimento di certi simboli come la Bastiglia in Francia, eccetera, e Vabbè. poi naturalmente le lame delle diverse ghigliottine produrranno quello che produrranno. Non Va ci bene, scordiamo Fernando. sì, volevo dire che solo questo e chiudo, che la stessa regina alla notizia della morte della sorella, no? Ebbe dei problemi di No, salute, di ecco. me. Eh sì, è certo. Niente, Fernando, secondo me ci sarà una sorpresina finale con un piccolo video per chiudere questa stagione. Grazie ancora e di questo bel regalo Grazie che ci hai fatto. Un a regalo te, amaro, grazie. un regalo. Grazie come al solito a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di stare davanti al video per un'ora. Ciao, buonasera. Grazie, ciao. Allora.
silenzio. Con il rumore delle acque, che per noi è una cosa normale, io voglio veramente ringraziare Claudio e Raimondo che hanno fatto un lavoro enorme, l'Associazione Alta Terra di Lavoro, Gennaro e la dirigenza scolastica, ma soprattutto voglio ringraziare voi, ragazze e ragazzi di questa scuola straordinaria, perché le cose non vengono a caso e la vostra scuola porta il nome di un martire. Giancarlo Siani era poco più grande di voi. Non era ancora un giornalista, era un appassionato, era un ragazzo che si impegnava. È un martire anche lui, è stato ucciso barbaramente, come abbiamo visto, succede troppo spesso. E quindi dovete essere orgogliosi di questo nome, come io sono orgoglioso che voi oggi, davanti a voi, scopriamo questa. Noi abbiamo trovato una strada, non era facile trovare all'interno dell'isola, perché questa è un'isola, un'isoletta, uno spazio, è la prima volta in 224 anni che diamo un segno tangibile, una strada che rimarrà per sempre, perché la toponomastica è una cosa che rimane per sempre, almeno questa è la mia opinione, e sono felice di farlo con voi, con ragazze e ragazzi come voi, e quindi queste cose purtroppo ancora succedono. Oggi le notizie che arrivano da mezzo mondo sono queste, sono morti, stragi, civili, persone che non hanno fatto nulla, persone che non hanno ancora iniziato il loro percorso e che vengono già uccise. Quindi mai più, questo è il nostro motto, diciamo, di questa giornata, ma sempre però ricordare, sempre onorare la memoria di chi non c'è più. Finalmente è arrivata l'amplificazione. Grazie di nuovo, io non posso che rinnovare, ecco, il mio ringraziamento a Claudio, Raimondo, Gennaro, tutta la dirigenza, la SOMS. Qua manca una persona, no? Manca il nostro Enzio, che tanto ha fatto per questa ricorrenza, è stato forse quello che ha mantenuto acceso il cero della città. Enzio Bartolomucci oggi è con noi. Non è martire, ma sicuramente è con noi. È insieme a loro. È con noi. Quindi grazie ragazzi, Isola dell'Iri sarà sempre a vostra disposizione. E quindi che devo fare? Devo togliere questo? Posso? Ecco qua. Grazie a tutti, il prossimo anno la strada sarà messa in maniera migliore, sarà bellina. Adesso andiamo ad offrire i fiori al fiume, sul ponte della Cascata Grande. Grazie ancora e in bocca al lupo per la vostra carriera scolastica. Grazie.